Bella a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo tornati su Chase Fronter e ho fatto un video, quindi questo è il secondo. Vado male. Ehi, con calma. Impariamo. Io inizio subito con le missioni perché voglio andare avanti. E poi l'unica cosa che si può fare è l'inizio del gioco. Vabbè, questo piccolo villaggio ha bisogno di aiuto. Ti spiegherò tutto più tardi, ma per ora potresti andare a controllare l'acquedotto per me? Va bene. Non so perché ci sia quella cosa lì, però vabbè, acquedotto. Avvia gara, meno 5. Non è un gioco infinito purtroppo, cioè adesso io posso fare al massimo 5 gare. Questo che è? Così si è sopravvissuto al crollo della grotta progettata da Butch. Perché c'è scritto Turbo Lover in testa a sto tipo? Vabbè. E ora corri con quegli zoticoni del villaggio, eh? Perché tu non lo sei. Vediamo se riesci a battere me, il grande Leori. Ok. Hai davvero coraggio a farti vedere, Leori. Senti, amico, so che puoi vincere questa gara se corri bene. Cerca solo di arrivare al traguardo. Ah, per uno che si chiama Turbo Lover, secondo me lo posso anche battere, però... Vabbè. Leori non è davvero così veloce con quella moto. Gli piace solo darsi delle aree. Delle arie. Torna al villaggio. Per ora cerchiamo un modo per batterlo. Sì, però comunque non lo batterò mai se c'è una moto del genere. Lui ci avrà una moto che costa 5 milioni di euro. Io c'ho quella che ne costa 2. Ah. Io però voglio arrivare prima. Quindi, visto che io più o meno ci so giocare a sto gioco, preferirei arrivarci prima. Perché se riesco a battere... Ecco, mi passa. Sono un G. Dai. Se riesco a batterlo, io lo voglio battere. Ok, attenzione, come lo supera con la moto schifosa, tra l'altro. Oh cavoli. Sono morto, ero primo. Ci voglio credere, ma. Dai cavoli. Vai con sta moto. Vabbè, ma adesso lo so, dai. Adesso lo batto perché lo so. Perfetta questa. Si cade, quindi vai avanti. E lo batti. Leori sta solo provando ad essere veloce con la sua moto. Torna al villaggio, ci inventeremo qualcosa. L'ho battuto. Se non si fosse capito. L'ho battuto. Baccia è la cosa peggiore che sia mai capitata in questa città. Non si chiamava Leori. Vabbè. Raggiungimi al saloon e ti racconterò tutto. Quindi questo è il saloon. Apri. Ok, missione completata. Ricordo ancora la mattina in cui i baci e i suoi tirapiedi sono spariti. E con loro tutto ciò che avevamo. Dovremmo migliorare la moto se vogliamo battere Leori, il tirapiedi di Bach. Ah, il suo tirapiedi. Leori, il tirapiedi di Bach. E recuperare le nostre cose. Vabbè. Sì, è passato di livello. Questo chi è? Boh, non lo so. Sledge. Salve pilota, mi chiamo Sledge. Ho sentito che ti sei scontrato con Leori. Ho le mie buone ragioni per odiare Bacio sui tirapiedi, come in tutti in questa città. Ah. Andiamo nel mio garage e diamo un'occhiata a quella moto. Miglioriamo la moto? Ma subito, ma cavolo. Mi dà pure i soldi per migliorare la moto, man. Benvenuto nella mia reggia, è qui che viene la magia. Prima di tutto miglioriamo col marubio toccando il pulsante migliore dell'aggregato. Migliora. Oh sì, miglioramento completato, bello. Ora installalo toccando la moto. Bene, con il manubrio migliorato l'armadillo si controlla molto meglio. Ora torniamo al saloon. Voglio migliorare altre cose. Non posso.
Andiamo al secondo. Penso che questo video sarà leggermente più corto comunque. Cioè, perché non voglio farlo troppo lungo. È andato solo l'esperienza. Mi ha ripagato il quello. Vabbè. No, ok. Ci voglio andare qua. Ok, migliora. Migliora. Ah, ok, si possono fare insieme. Migliorerei anche questi, però per adesso direi che va bene. Quindi facciamo così. Cavoli. Vai su. Ok. Penso saranno le due piste, cosa del genere. Così ti sei imbattuto in quel delinquente senza scrupoli, eh? Cosa ci vuoi fare? Quando quella canaglia è scomparsa nella notte mi ha rubato tutte le pergamene e gli inchiostri migliori. Ok. Dobbiamo seguire le sue tracce e vendicarci. Vai alla mappa. Ok. Ops. Tra la grotta, perché non ha tipo quelle medaglie strane? Poi se avete notato sono tutte d'argento, penso sia quello. O ferro, boh. Vai, avvia gara. No, penso sia l'ultima comunque di pista. Lo so che è un po' cortina, però non ho tanto tempo per registrare. Quindi, boh, facciamo l'ultima. E questo è... Cosa? Devo fare così? No! No, non devo fare così. Ok, adesso lo so però. Quindi si fa così. C'è una bella discesa. E qua? 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 Oddio! Fighissimo! Due backflip? Non mi ha fatto niente quello, Cioè qualcosa mi ha sparato, ma... Forse perché impennavo? Forse per quello. Allora, vediamo quanto siamo arrivati. Vai, deserto roccioso, primi. Primi 34. Albo d'oro, prima 34. Perfetto, 21 secondi, ci sta. Sono abbastanza corte le piste. Se volevate qualcosa di un po' più lungo, forse è meglio qualche altro gioco. Però ok, perché ragazzi sono 8 minuti di registrazione, che il tempo passa veramente molto in fretta. Quindi vi direi che ragazzi, per questo video è tutto. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Tears for Hunter mi piace molto. E niente, spero che piaccia. Se l'avete scaricato, spero che piaccia anche voi. E niente, fine del video.